video. Sì, in cui ragazzi, sempre se di cui parlare del recap degli ottavi di ritorno di Champions League, in cui ragazzi, sì, parliamo del recap di 4 partite di Champions League valide per il finale di Lisbona. Iniziamo subito la Juventus Lione, in cui finita 1 ma passa il Lione. Quindi la Juventus viene eliminata e il Lione e Rudy Garcia lancia un messaggio alla Roma, che è riuscito a far passare il suo Lione. Va a segnare il gol dell'1-0. Memphis Depay a calcio di rigore, facendo un grandissimo cucchiaio alla Juve, a Szczesny. Poi ragazzi, poi va a segnare il calcio di rigore il primo tempo Cristiano Ronaldo, poi va a segnare la doppietta Cristiano Ronaldo con l'assist Bernardeschi. Parlare di Bernardeschi, Bernardeschi manca un'occasione che poteva valere di più alla Juve, ma poi ragazzi il Lione si è giocato moltissimo e quindi va alla finale di Lisbona, che andrà a giocare contro il Manchester City. Invece la Lazio Juventus viene eliminata, infatti oggi Sarri viene esonerato e viene confermato Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juve. Incredibile. Ma adesso il Lione dovrà giocarsela contro il Manchester City. La Juventus ha tutto sommato ha giocato una partita malissima, non ha saputo giocare male ragazzi. Il Lione ha meritato di passare, si è giocata grande, ma Depay è riuscito a bastare per far portare il Lione alla finale di Lisbona. Passiamo subito a Manchester City, Real Madrid in cui finita 1 con Manchester City, quindi ragazzi Guardiola riesce a portare Manchester City alla finale 8, va a segnare 2-0 Sterling, la pareggia Benzema che non basta, però la chiude Gabriel Jesus. Ragazzi, due errori incredibili da parte di Rafael Varane, viene a mancare Sergio Ramos che viene messo in tribuna per far vedere la partita. Manchester City Guardiola batte il Real Madrid, che quest'anno ha vinto il titolo della Liga. Il Manchester City riesce a portare l'inglese in Champions. Il Real viene eliminato anche quest'anno, ma vediamo se ci proverà per l'anno prossimo. Il Manchester City porta una grande qualificazione, assolutamente Guardiola è determinato a vincere la Champions League. Iniziamo subito da Bayern Monaco Chelsea, in cui è finita 4-1 con il Bayern Monaco, quindi passa il Bayern Monaco, anche eliminato il Chelsea, va a segnare il gol di 1-0, calcio di rigore Lewandowski, va a segnare Perisic con Lewandowski, poi ragazzi, poi è annullato il gol a Odoi, dal VAR, poi va a segnare Abraham, che non basta ovviamente, poi va a segnare Tolisso e la chiude Lewandowski. Il Bayern va alla finale 8 e quindi giocherà contro il Barcellona, che è eliminato in Monaco, ma adesso ne andremo a parlare più tardi come ultima partita. Il Chelsea viene eliminato, ci proverà per l'anno prossimo. Adesso ragazzi, la più intensa in questa Champions League, come italiana ci sta solo l'Atalanta che dovrà giocare contro il Paris Saint-Germain. Passiamo subito a Barcellona, con 3-1 con la vittoria del Barça. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Il Napoli viene eliminato. Il gol di Insigne a rigore non basta, che non serve a chiudere la partita. Un primo tempo di merda proprio ragazzi. Lo sottolineo, col gol va a segnare Lenglet, poi va a segnare il gol 2-0 Messi, poi a Messi viene dato il gol, a calcio di rigore si pensa che Suarez, ma Insigne non basta. Koulibaly troppi errori, troppi errori, troppi errori per Kalidou, che non ci sta per la testa ragazzi, è anche un po' per Mass. Il gol di Mertens poteva garantire qualcosa al massimo a quest'ora, ma poi ragazzi, Mertens trova la porta, Lozano mangia anche un gol importantissimo, quindi Napoli viene eliminato e quindi ragazzi ci proverà quando tornerà in Champions, la vediamo per l'anno prossimo in Europa League ragazzi, perché Napoli si è qualificato per la Roma League. Adesso il Barcellona dovrà sfidare il Bayern Monaco e sarà anche una bella partita per decidere chi andare in semifinale, e vediamo ragazzi chi riuscirà alla meglio a vincere questa Champions League. Quindi ragazzi finisce questo video, quindi ragazzi che dire, a tutto, noi ci vediamo al prossimo video, a tutto, ciao ciao.